Buongiorno, buon caffè. C'è sempre da imparare, specialmente nelle tragedie c'è sempre qualche lezione, così che potrebbe sembrare marginale, potrebbe sembrare accessoria al cuore, al nucleo della grande tragedia, invece è lì per insegnarci qualcosa di particolare. Quindi anche i dettagli, anche le cose che hanno un peso secondario rispetto ai grandi dolori, hanno molto da dirci. La tragedia di Genova merita soprattutto silenzio e preghiera, direi, per chi crede evidentemente, merita un rispetto che va al di là delle chiacchiere da bar che magari capita di fare, perché comunque non può non essere parte del nostro vissuto, non può passarci sopra e basta. E vorrei però prendere appunto un episodio apparentemente marginale, che però a mio parere spiega moltissimo. E mi riferisco a un'intervista fatta a una signora che sembra di nazionalità sudamericana, che vive in una di queste case sotto il pilone che deve essere abbattuto, che ha reagito in una maniera molto particolare alla notizia che probabilmente anche le case dovranno essere abbattute, quindi lei si trova ad essere senza casa. E quello che mi ha colpito è che questa signora, con un sorriso forse un po' amaro, ma anche pieno di speranza, ha detto: quello che conta è la vita, qui sono morte delle persone, loro non possono più tornare in vita. Una casa si cambia. E troviamo un'altra, una casa può succedere che debba essere persa e ritrovata, perché la vita comunque continua. Ma quelli che hanno veramente perso la vita, e loro sì, la tragedia è lì, è proprio lì. C'è bisogno di aggiungere qualcosa? Non credo proprio. Buongiorno e buon caffè.